Allora Fabio Tobia sorride e leggino questa domenica una bella vittoria contro il Cereale, sofferta, sudata, ma alla fine meritata. Ce n'era bisogno per ritrovare ancora più fiducia dopo un periodo che comunque il Legino era dimostrato in crescita. Sì, abbiamo giocato una buona partita anche oggi, con le grandi, con quelle davanti, facciamo sempre delle ottime partite. A volte riusciamo ad avere, diciamo così, un pochino più di fortuna, a volte meno. Oggi è stata una partita che ci ha girato nel modo giusto e secondo me oggi è una partita che noi abbiamo fatto forse con un pochino di marcia in più anche per una dedica speciale che oggi va a Pastorino, perché non era semplice. È sceso in campo, ha disputato una grande partita, insomma, anche da questo punto di vista dimostra l'unione di questo gruppo giovane, ma che sta venendo su davvero bene. Hai detto bene, l'unione di un bel gruppo che nonostante che sia tutto al contrario di quello che si ci immaginava all'inizio dell'anno, non hanno mai mollato niente, sono coesi, sono uniti, stanno facendo tutto al massimo. È la dimostrazione di una società che sta investendo sulle persone, sugli uomini e avere una persona come Pastorino ha fatto la differenza. Domenica prossima è una trasferta difficile, poi vista del girone di ritorno, questo Legino secondo te cosa può fare? La sensazione è che adesso si siano gettate delle basi importanti per disputare un girone di ritorno comunque significativo in Guarda, crescita. le basi le fanno le vittorie, quindi quando poi ci sono le vittorie subentra l'entusiasmo, tutte le cose diventano più semplici da portare avanti. Il problema nostro in questo momento è che non riusciamo a lavorare mai tranquilli perché non riusciamo mai ad avere un pochino di risultati consecutivi che ci mettono nella condizione ideale per poter lavorare. Però i ragazzi non sono mai tirati indietro. Ora speriamo nel girone di ritorno con questi due innesti che sono arrivati, che già oggi erano in campo, di riuscire ad ottenere ancora più risultati, perché il girone di ritorno a noi ci deve dire veramente tanto, tanto tanto, perché ci dobbiamo tirare fuori da tutto. Quindi dobbiamo lavorare di più.